Scusa Massimiliano, perché ci ha raggiunto e non la possiamo assolutamente far attendere. Eleonora Bagnato, eccola qui, come stai? Ciao. Benvenuta. Grazie. Prego, prego. Grazie. È un onore, veramente questa oggi ho detto per me è una puntata che devo incorniciare. Grazie per essere grazie, qui. Grazie, grazie. Sono emozionato. Sì, meno male. Sì, veramente. Allora, intanto guarda, la prima cosa che ti voglio chiedere è come si fa a diventare un étoile così importante? E prima l'abbiamo visto, no? Campione del mondo di pasticceria che ci invidia tutto il mondo. La stessa cosa ti invidiano, ci invidiano perché noi italiani abbiamo te. Allora, io sono nata ovviamente in una splendida città, appunto sono contenta tra l'altro che state parlando di Palermo perché sono nata a Palermo e studiavo in una piccola scuola di danza, quindi da lì è nata questa grande passione e amore per tutta la mia vita, perché sono andata via all'età di 11 anni, appunto mi ha scoperto questo coreografo Roland Petit nella mia piccola scuola di danza di Marisa, che è ancora una grande amica e maestra che mi segue ancora oggi in tutti i miei spettacoli. Curiosità, come ti ha scoperto? Sai, quelle cose dicono speriamo cercava, che possa capitare. Cercava questa bambina e quindi la mia maestra ha subito dato il mio nome, perché già ero comunque stata in vari stage importanti con grandi maestri internazionali, concorsi che vincevo in Italia. E quindi ho avuto, ecco, Zizi Jeanmaire, che era la moglie di Roland Petit, appunto una grande artista che mi ha appunto dato anche questa fortuna di stare sulla scena, sui palcoscenici più importanti del mondo, insieme al Balletto di Marsiglia. E quindi ti sei trasferita giovanissima. Sì, a 11 anni purtroppo ho lasciato la mia Palermo, però insomma torno spesso perché la mia famiglia vive ancora lì, tutti i miei cugini e parenti ovviamente che sento spesso. E la mia città è comunque sempre nel cuore, non l'ho mai lasciata. Ecco, e diciamo però anche per poter raggiungere quello che sei, dietro c'è tantissimo lavoro, duro lavoro, oltre, come stavamo raccontando e come stava dicendo anche prima il maestro, la passione, però la passione poi deve essere anche coltivata, perché non basta solo quella. Assolutamente, è quello che anche insegno oggi ai miei allievi del Teatro dell'Opera, ai miei ballerini del corpo di ballo, devi avere tanta passione, devi essere molto protetta, seguita da gente che ti vuole bene, che ti sostiene e ti dà anche dei valori, perché la danza è un lavoro molto faticoso, ma anche devi avere tanto amore intorno. Perché... Ecco, diciamo anche due ruoli diversi, no? Prima étoile, sì. L'opera, adesso sì. Invece direttrice, comunque è anche lì impegnativo, tra l'altro proprio molto qui... più impegnativo. No, la cosa che noi... Non sembra, ma è molto più impegnativo, infatti continuo anche a danzare su varie produzioni al di fuori o dentro al teatro, ma... Soprattutto per stare ancora insieme appunto a questo mondo che è meraviglioso, no? Che ti dà tanto nella vita anche quotidiana, però la fatica di dirigere oggi è ancora più faticosa, devo dire, che ballare. Allora, ricordiamo, noi tra l'altro apriamo anche questi spazi proprio per aprire una finestra sul mondo, ad esempio in questo caso anche della danza. Ricordiamo anche l'appuntamento, perché parte proprio il 25 a Roma. Sì, presentiamo per la prima volta un grande titolo del repertorio classico, che è la Bayadère. Noi siamo stati educati appunto con il coreografo, che è il mio braccio destro, maître del Teatro dell'Opera, e Benjamin Pesch, che ha le coreografie, ha preso anche degli spunti appunto da Petit Pas, che è stato il primo coreografo che ha creato questi titoli così importanti del repertorio classico. Oggi la Bayadère è rimodernizzata nel suo stile, nei nostri ballerini ovviamente, creata proprio su di loro coreograficamente. E questo artista magnifico scenografo Ignasi Monreal, che ha disegnato appunto con i nostri laboratori ai cerchi del Teatro dell'Opera, quindi dipinto da loro queste ecco, vediamo delle immagini di ieri, delle prime prove in scena, quindi le prime prove sono sempre quelle più faticose.
con i costumi disegnati appunto dalla nostra sartoria e la nostra responsabile Anna Biagiotti, e devo dire un lavoro intenso, magnifico, perché insomma è creato proprio per la prima volta, quindi una creazione mondiale al Teatro dell'Opera, con grandi artisti, ospiti e non solo, anche i nostri primi ballerini etoile del teatro. E allora tutti a teatro, ed è proprio e questo i nostri allievi, i bambini saranno anche presenti, quindi questo è molto importante dirlo, perché c'è proprio tutto un lavoro intenso di tutto il Teatro dell'Opera, e compresa la scuola che dirigo anche da settembre, quindi questo tengo a dire. Allora, Eleonora, noi siamo alla fine del nostro spazio, però noi saremo piacere di riaverti nuovamente qui. E spero che verrai, perché ti ho visto all'Opera di Aida e adesso devi essere all'Opera del balletto. Verrò. Bayadère. Verrò sicuramente, grazie per aver accettato il nostro invito. Ringraziamo Massimiliano per il collegamento e la sua ospite.